dico che non è illogico pensare che il mondo sia infinito. La mia solitudine si rallegra di questa elegante speranza. La Biblioteca di Babele di J. L. Borges. Medico, psicoterapeuta, poeta, scrittore. La vita e l'arte di Pierluigi Lattuada sono caratterizzate da una versatilità incredibile, che si sposa tanto con una sensibilità d'animo e una mente sopraffina, quanto con una sapienza importante di chi, non sentendosi mai arrivato come Socrate, è continuamente in viaggio sulla via della conoscenza. La poesia di Pierluigi si compone quindi della pregevole unione di un elegante e originale significante con un prezioso significato, che è da cogliere e da scoprire in un cammino, segnato in un atto di affetto e di condivisione della luce, dove l'autore, a mo' di un novello Prometeo, è colui che porta la luce e il calore del fuoco sacro agli uomini, riflettendo per primo, aprendo la strada come un tedoforo. Recita il detto arcaico preso a prestito da un sussulto di gloria, perverso da un contesto fuori luogo che risponde in assenza di domanda e rivendica il sole a chi splende troppo vicino per non scorgerne le ombre. Da vicino nessuno è normale, recita il vate, che si tratti della sceta nella botte o del magno a cavallo, e l'arsura dei raggi è condanna in carenza del rigoglio di fronde. Canti tre volte, tre il gallo del mattino, svanisca come l'incubo al risveglio il sogno claudicante del dogma, anche tu alla visione del sole udirai le trombe del non giudizio, squillare il messaggio equanime dell'impermanenza tra le schiuse maglie della mente reattiva. Vano esercizio, vecchio. Ecco che allora la poesia diviene un percorso di evoluzione, di guarigione, di crescita e di salvezza, dove un ruolo fondamentale è assegnato al lettore. Come orme sulla sabbia, le citazioni, le allusioni, i riferimenti espliciti e impliciti eruditi dalla tradizione letteraria, filosofica e artistica impressi da Pierluigi sono come orme sulla sabbia o molliche di pane sulla via, da seguire e da cogliere per trovare la giusta interpretazione. Accade così che il lettore che si lascia trasportare in quest'arte al termine del viaggio si ritrovi arricchito, laddove in un intreccio di storie, di sensi, di cuore, di menti e di anime sarà lui a inserire l'ultimo tassello del puzzle, che assumerà di volta in volta un significato diverso. Il tutto avviene sulla scia della Biblioteca di Borges. La biblioteca perdurerà, illuminata, solitaria, infinita, perfettamente immobile, armata di volumi preziosi, inutile, incorruttibile, segreta, aggiungo, infinita. Suscitammo un fuoco che pervase il tempo e persiste la radianza di sorrisi dal cuore. Canto il tuo sole. Nota biografica. È medico e psicoterapeuta. È fondatore di un modello psicoterapeutico transpersonale, la biotransenergetica, e direttore della scuola di psicoterapia transpersonale di Milano, riconosciuta dal MIUR. Dal 1985 ha pubblicato una ventina di libri, tra i quali tre di poesia. Inno al tuo cuore nascosto, con Firenze Libri, Forme d'amore e Made in Italy con Iti Edizioni.